Ragazzi, l'altro giorno ho preparato questa crostata, l'ho fatta assaggiare al mio amico pasticcere e mi ha fatto i complimenti. E quindi non potevo non fare un video nel quale ve la presento, vi faccio vedere come si prepara, perché questa è la crostata al cioccolato più buona che ci sia, senza burro e senza glutine. E quindi prepariamola subito insieme. Anzi, se non siete iscritti al canale e siete magari nuovi per la prima volta qui, iscrivetevi subito e lasciateci un mi piace al video. Cominciamo subito con la preparazione della crema. Quindi nella casseruola mettiamo 50 g di farina di grano saraceno. Ora aggiungiamo 400 g di bevanda vegetale, di soia o di mandorle, quella che preferite. Ora uniamo 30 g di zucchero grezzo di barbabietola. E infine aggiungiamo 2 uova. E ora portiamo il tutto sul fornello per far addensare la nostra crema. Siccome la nostra crema sarà al cioccolato, ora non ci resta che aggiungere 100 g di cioccolato fondente, tagliato a pezzettini. Ed ecco qui pronta la nostra crema, dovrete farla addensare a fuoco dolce per circa 2-3 minuti. Ora possiamo spostare la nostra crema su un piatto per farla raffreddare. Ora siamo pronti per preparare il nostro impasto. Qui ho 500 g di farina di grano saraceno, alla quale aggiungo la buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale e mescoliamo il tutto. Ora aggiungiamo anche 2 uova e infine aggiungiamo 120 g di bevanda vegetale, di soia o di mandorle. Cominciamo a mescolare prima nella ciotola. E ora aggiungiamo anche 160 g di margarina vegetale, che potete fare anche in casa seguendo la nostra ricetta. Ora possiamo anche impastare a mano per facilitarci il lavoro. E poi spostiamo l'impasto sul tavolo. Ed ecco qui il nostro panetto è pronto. Ora possiamo stendere il nostro impasto e quindi io ho preso un foglio di carta da forno e andrò a stenderlo direttamente sulla carta. Prima però tagliamo via circa un terzo dell'impasto che ci servirà per le decorazioni della crostata e ora possiamo stenderlo. Prima lo appiattiamo un po' con le dita, poi spolveriamo un po' di farina di grano saraceno e la stendiamo con il matterello. Ora prendiamo uno stampo da 22 cm di diametro, ma anche da 24 va benissimo se non avete quello da 22, e spostiamo il nostro impasto direttamente all'interno. Mi raccomando, fate aderire bene l'impasto alla teglia e ora prendiamo un tarocco e tagliamo via l'impasto in eccesso. A questo punto prendiamo una forchetta e bucherelliamo la base. Ora possiamo riprendere la nostra crema, che nel frattempo ha raffreddato, e la aggiungiamo all'interno.
Ora mettiamo da parte la nostra crostata e stendiamo il resto dell'impasto per ricavare le nostre decorazioni. E ora dobbiamo semplicemente ricavare le nostre strisce. Potete usare una rotellina, se ce l'avete, oppure un coltello, come sto facendo io. Guardate che bella, ragazzi! Quindi inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 35 minuti. Ed ecco qui pronta la nostra crostata, l'abbiamo fatta raffreddare completamente, mi raccomando fatelo anche voi perché poi quando la tagliate la crema deve essere perfettamente raffreddata. Adesso la spolveriamo con poco zucchero a velo e poi possiamo tagliarla e gustarla. Ovviamente non può mancare la mia parte preferita, l'assaggio. Wow! Mamma mia, ragazzi, un'esplosione di bontà. La descriverei così. Se siete amanti del cioccolato, poi questa crostata è la fine del mondo, provatela. Ah, dimenticavo, nella crema al cioccolato potete tranquillamente aggiungere un aroma, per esempio del rum, secondo me cioccolato e rum si sposano benissimo, oppure, non so, dell'aroma di mandorle, insomma potete arricchirla ulteriormente se volete, altrimenti la lasciate così semplice al cioccolato, è comunque una bontà assoluta. Ragazzi, se non ci seguite ancora su Instagram, fatelo subito, ci chiamiamo Diana e Alessio e anche lì pubblichiamo tante cose interessanti, anche dietro le quinte, quindi mi raccomando seguiteci anche lì. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che la proverete, se sì lasciateci un mi piace a questo video per supportarci e soprattutto iscrivetevi al canale in modo da non perdervi i prossimi video. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo, ciao!